Ciao a tutte e bentornate e benvenute in un nuovo video. Oggi mi vedete con questa faccia, cioè mezza truccata, mi mancano solamente gli occhi e il rossetto perché vorrei andare a fare un video che secondo me può diventare un po' divertente, che ho visto da c'era il Pandemonium e praticamente è un video con la Sentence Sinner di Kat Von D, dove praticamente lei mette tutti i nomi dentro una ciotolina e io in questo caso ho preso questo portacotoncini e poi li pesca a caso e va a creare il trucco degli occhi. Quindi non lo so, ho pensato che potesse essere una cosa diversa, una cosa carina e quindi ovviamente questo sarà subito, non vedrete l'intro del video, mi dispiace per voi, mi dovrete beccare subito questa faccia anche se rispetto al solito è un po' più decente. Scusate fondamentalmente per i capelli, ma non avevo voglia assolutamente di piastrarli e quindi sono così, come capitano, sono osceni, però sono come capitano. Direi subito di iniziare il video e vediamo cosa esce fuori. Io spero vivamente che esca qualcosa di decente perché vorrei girare un altro video dopo. Quindi vi avvicino leggermente così magari ci concentriamo sugli occhi. Allora, andiamo subito a pescare. Io ovviamente l'ho messo qua dentro e li ho subito anche mescolati. Sono un po' terrorizzata in realtà da questa cosa. Allora, primo colore è Baptism. Baptism, non so se si pronuncia così. Ed è... ok, mi ha detto bene come primo colore perché questo qua è un rosato. Direi che essendo un rosato così ce lo possiamo subito sfruttare sotto l'arcata del sopracciglio. Anche se in effetti è un po' troppo rosa, però non ci possiamo lamentare. Anche perché non sapendo gli altri colori che mi capiteranno, non lo so, io direi sì, la portiamo qua. Io spero anche che nel frattempo non sentiate casino perché c'era anche la lavatrice, il forno, tutto. Tutto, però la lavatrice dovrebbe essere quasi finita. Ok, dopodiché peschiamo, mamma mia però. Sì, in effetti me li potevo un po' sistemare. Sono proprio una brutta persona. Worship. Worship, worship. Ok, un viola. Scusate. Questo viola qua. Questo viola qua, io direi... Non so se ci conviene sfruttarcelo nella piega. Io lo metterei, non lo so veramente. Sì, nella piega tanto non è troppo scuro, però magari con questo pennello qua. Diciamo che per il momento Immaculate giustamente è il colore che gli sta accanto, questo bel verde militare, questo bel verde militare noi ce lo sfruttiamo qua. Mamma mia, io odio, odio comunque far dover fare la base prima. Perché questo poi succede sempre. Cioè, c'ho tutto il fallout già qui. Male. Ok.
in realtà non ho deciso di darmi un limite, sono già a tre colori, penso di usarne 5/6, non lo so, vediamo. Per il momento non mi posso lamentare, ma sicuramente non è tra i miei preferiti. Absolution. Dai, questo c'è. Adesso no, adesso lo mettiamo. Beh, è questo qua tutto brillantinato. Che ovviamente io questo però, lo so, un po' voglio barare perché voglio andare ad applicare con leggermente un po' di colla per i glitter. Perché secondo me l'effetto è migliore. E andiamo ad applicare nella parte, nella prima parte dell'occhio. E sì, lo applicherò come sempre con le dita, ma ormai voi ci siete abituate. Io penso che questo colore sia molto bello, però se applicato comunque con la colla di glitter, perché praticamente sembrano quasi glitter pressati e secondo me senza colla non rende. Ora, per il momento non voglio andare a sfumarci l'altro colore, perché voglio vedere se magari mi capita qualche altro colore che ce lo posso sfumare in mezzo. Io non sono capace comunque con questi video. Exorcism. È per questo che ho controllato, perché mi ricordavo che era un colore troppo strano, perché infatti è il verde. Però noi non ci preoccupiamo, perché lo andiamo, vabbè, lo andiamo ad applicare magari sotto, per dare un po' di colore sotto. Visto che sopra non c'entrerebbe assolutamente nulla. In realtà secondo me è un colore che si vede o non si vede. Vabbè, non ci sta esageratamente male. Dovrei essere qua da 1, 2, 3, 4, 5 colori. Però non sono soddisfatta ancora. Quindi ovviamente andiamo avanti. E becchiamo Crucifix. Semplice marrone. Marrone qua, quindi semplice marrone. Ci andiamo ad intensificare leggermente l'angolo esterno e un po' anche sotto. Devo ritenere comunque una persona molto fortunata e quindi sfidiamo la sorte con un'altra. Ci può stare, Devil, un aranciato. Questo colore qua. E direi che lo possiamo andare a mettere leggermente tra
Il verde per dare così un po' di colore, magari. Alla fine penso che questi video sono migliori per sperimentare trucchi con colori che probabilmente non avresti mai messo insieme. E andiamo anche leggermente a sfumare insieme al viola. Ecco, io direi che non mi posso assolutamente lamentare, però mi manca un punto luce. Mi manca assolutamente un punto luce, quindi incrociamo le dita perché 1, 2, 3. 5, 6, settimo colore e mi fermo. Sì, settimo colore e mi fermo. Perché sennò poi andavo a tutta la palette e facevo prima. Speriamo che è un punto luce. Relic. I don't know. Ed è questo qui, un po' tanto punto luce, però posso dire per una volta in vita mia una gioia. Diciamo che, oddio, mi sono macchiata appunto. Diciamo che sono stata abbastanza fortunata. Quindi, ora vado a mettere un eyeliner, mascara, così vi faccio vedere il make-up completo, che però sì, probabilmente non l'avrei mai fatto, ma non mi dispiace affatto. Ok, allora, devo dire che sono stata abbastanza fortunata, sì, sono sincera. Alla fine ho ricontato i foglietti e se non sbaglio erano 8, li ricontiamo insieme. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Quindi diciamo che forse ne ho usati anche un po' troppi di colori. Però in realtà l'effetto finale non è affatto male. Spero si riesca a vedere. Comunque, ho completato il mio make-up. Ho messo il rossetto. Ho scelto Mer di MAC. Ho messo mascara, eyeliner. Comunque, vi lascio come sempre tutto quanto nell'info box. Tutti i prodotti che ho utilizzato. Comprese, vi scriverò magari tutti i nomi di tutti gli ombretti che ho utilizzato, e ripeto, in realtà non è male come make-up perché è abbastanza colorato, ma allo stesso tempo non è troppo pesante. Per questo anche ho deciso di mettere all'interno dell'occhio la matita Vanilla di NYX Professional Makeup. E niente, a me questo make-up personalmente mi piace tanto. Forse ogni tanto dovremmo più spesso fare questi esperimenti, nel senso, quando abbiamo una palette tendiamo sempre ad utilizzare gli stessi colori e magari poi tante volte neanche siamo soddisfatti del make-up e del risultato finale che esce fuori. Invece mi sento abbastanza soddisfatta oggi. Sì, approvato. Dopo il mega epic fail dell'altra volta, questo è assolutamente approvato. Quindi se vi è piaciuta questa tipologia di video fatemelo sapere, come sempre pollice in su se vi è piaciuto anche proprio il video, se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!